Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale, bentornati ad una recensione di un action figure. In questo caso è con mia somma gioia e gaudio che faccio una recensione della Figma di Guyver. Dovete sapere che Guyver è uno dei miei amori odio più grandi che ci siano. È uno dei primi fumetti credo che ho iniziato a collezionare. Usciva su Tecno ed erano dei volumetti molto piccoli e poi negli anni da Tecno è andato su Storie di K e usciva praticamente un numero all'anno se andava bene, quindi è sempre stato molto lento nella sua uscita, se non che sono una decina d'anni che praticamente la storia non va avanti. Come ho detto anche nel video, mi pare dei finali, sembrerebbe che l'autore si sia dedicato ad altro e quindi ci ha lasciato questa serie Monk, che però è una serie che a me piace molto e mi piacciono tantissimi i personaggi e questo appunto è il protagonista. In passato già la Max Factory aveva fatto delle figure di Guyver, che di una linea si chiama Biofighter Collection. Era riuscita un rifacimento della serie, appunto di Guyver, una serie anime, e avevano fatto uscire i personaggi, avevano fatto uscire il Guyver 1, il Guyver 2, il Guyver 3, erano usciti un sacco di Zoanoidi, era uscito Aptom, era una bellissima serie. Io di quella serie avevo il Guyver 1, il 2, il 3 e i 2 Gigantic. Poi sapete, c'è stato un periodo che purtroppo mi sono dovuto vendere parecchi pezzi della collezione e di quella serie mi è rimasto soltanto il Gigantic Dark e quindi volevo recuperare da tempo il Guyver 1. Quando mi sono messo proprio alla ricerca, ho visto un pochettino i prezzi che sono saliti in una maniera incredibile, ho visto l'annuncio di questa Figma. In realtà la Figma già aveva fatto una figura di Guyver, aveva fatto anche il Guyver 3, mi pare il Guyver Lady. Non sono sicuro di tutte le uscite, il Guyver 1 e il Guyver 3 sicuramente, eppure erano arrivati a costare tantissimo. Poi hanno annunciato appunto per il 15° anniversario della serie l'uscita di questo nuovo Guyver che Ultimate Edition e credo che da quello che ho visto che sia la figura più bella che hanno fatto in questo range di prezzo. Dopo poco dall'annuncio di questa, la Max Factory ha annunciato anche una doll di 30 centimetri, ma siamo sugli 800-900 euro. E sinceramente il bello del Guyver è appunto poterlo mettere, posare. Una doll di quel prezzo non l'avrei mai preso. E quindi la Figma per il 15° anniversario, appunto dell'uscita di queste action, sapete che hanno anche uscito anche Gatsu di Berserk, è uscito Hinata di Ayu e tanti tanti anche Conan hanno fatto la Mu, hanno fatto un sacco di personaggi per la 16ª uscita. Hanno fatto questo Guyver. Potete vedere che la confezione è molto molto bella. Qui è dorato la scritta 15° anniversario. C'è una bellissima foto del Guyver 1 o il Guyver 1, anche qui in dorato, come la scritta in rilievo Guyver 1 Ultimate Edition. Poi questo è il logo proprio di Guyver. È il logo della figlia della Max Factory. Sul retro della confezione possiamo vedere varie pose del Guyver. C'è questo volto extra che nella Figma del Guyver non c'era, che richiama la copertina del numero 5. Ovviamente il numero 5 o americano o giapponese, il numero 5 italiano, la copertina è diversa, mi pare che ci stanno Zanoide sopra, non mi ricordo. Non mi ricordo preciso, comunque non è questa. Però noi questa immagine qua in Italia ce la ricordiamo perché se vi ricordate quando uscirono le videocassette
della prima serie di Guyver, la prima serie anime di Guyver, la copertina del primo numero era proprio questa illustrazione. Poi la fece riuscire su quella serie manga, sempre di VHS, che uscivano anche alcuni special di City Hunter. Non so se qualcuno di voi l'ha fatti all'epoca, qualcosa la comprai, erano uscite da edicola. E la copertina era questa qua. Quindi qua vedete col Mega Smasher, qua con un solo Smasher, qua si vede l'unità G, un'altra posa e qui tutto quello che deve uscire nella confezione. Qui c'è l'adesivo dell'importatore. Sopra semplicemente la scritta Figma e sotto il codice a barre. Sul lato il logo Guyver Ultimate Edition, quindicesimo anniversario, comunque molto bello. Però questo è come se fosse la sovracopertina della confezione. Vedete qui il lato è apribile e c'è un disegno di Yoshiki Takaya, che è il disegnatore di Guyver, che ha partecipato alla produzione di questo modello e ha fatto anche questa illustrazione che è molto molto bella. E giustamente, no, giustamente ha fatto questo disegno, non può far finire la serie. Io non riesco a capire come cazzo è possibile che questo non la faccia finire, visto che comunque il brand va non solo qui, anche in America hanno fatto addirittura dei film dal vero. I modelli di Guyver vengono sempre venduti, sia che siano statue, cioè ci sono delle statue che sono bellissime, e lui ha abbandonato tutto, quindi non sapremo, io credo che non sapremo mai come finisce Guyver. Comunque, tirando, esce alla fine la vera e propria confezione della Figma, che è la confezione della Figma classica. Qua vedete c'è una foto del Guyver e qui potete vedere quasi tutto quello che c'è nella confezione: il Guyver 1, l'unità G, le lame a ultrasuone che possono andarsi a cambiare, la mano extra per fare appunto la posa di cui abbiamo parlato prima, questa qua. E il volto intercambiabile. Nel retro si vedono meglio le pose già che stavano diciamo sulla sovracoperta, quella che abbiamo chiamato sovracoperta. Questa è la stessa, qua c'è una foto da dietro. E i vari primi piani. Poi sopra, anzi, guarda, molto bello, e sotto lo stesso. Su questo lato qua abbiamo visto che ci sta appunto il disegno. Da quest'altra parte una bella foto del retro del Guyver, e quindi non ci resta che aprire la confezione e iniziare a divertirci con il Guyver 1. Allora, tirato fuori dalla confezione, il blister è protetto da questo cartoncino nero, praticamente, che potete vedere che appunto il blister è unico, e poi sotto qui c'è un chilo di scotch e ci sono gli altri pezzi. Come già si vedeva prima, c'è tutto il Guyver con le ultralame, mentre qui praticamente andremo a trovare la base espositiva della Figma, le mani intercambiabili, un joint per le mani sostitutivo nel caso dovesse succedere qualcosa, cosa molto gradita, sperando che non succeda mai niente. Poi questa è la bustina dove si possono mettere poi dopo
una volta persi tutti i pezzi in testa loro, penso buttare la scatola. Qui bisognerebbe scriverci Fig MacGyver 1, no? E queste sono le istruzioni, dove ti fanno vedere tutti i pezzi che ci sono, come si cambia il volto, come si apre il Mega Smasher. E dei punti, e si parla un po' dei punti di snodo presenti appunto nella confezione. Qui appunto cambiare, e sono anche in inglese, quindi la stessa parte dietro sono in inglese, quindi almeno qui si capisce qualcosa di quello che vogliono dire. Tirato fuori, scusatemi, tirato fuori dalla confezione, potete vedere che c'è la plastica intorno di protettiva anche intorno agli snodi, quindi questa deve essere rimossa. E questo è il cover fuori dalla confezione. Abbiamo un'altezza praticamente di 18 centimetri fino a qui. Ed è, raga, è bellissimo, è un colore spettacolare. Non so dal video se si riesce a vedere bene. Come vi dicevo, raga, il colore è bellissimo, è veramente qualcosa di eccezionale. Non guardate qua, guardate come cambia la luce negli occhi. È fantastico, veramente è fantastico. Un lavorone, un lavoro proprio. Ovviamente ha un'altissima snodabilità. La testa si gira. Vedete? E non si vede nulla, cioè gli snodi sono tutti quanti coperti. Attenzione, pungono, eh? Guardate qua. Guardate qua. No, è qualcosa di dentro fuori, dentro fuori. Ovviamente l'unica cosa, non riesce ad allargare un po' troppo le gambe, perché questa parte qua è un pochettino più, però e poi rientra, no? È qualcosa di fantastico.
Ma il volto poi soprattutto è bellissimo. Veramente bello. Poi guardate qua. Guardate com'è stato fatto bene. Bello, 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 bello. Cioè, non ho parole. Veramente. Non ho parole. Vediamo pure gli altri. Vediamo pure gli altri accessori. Allora, queste qua sono le mani intercambiabili. Vedete come sono dipinte bene. Veramente belle. Veramente bellissime. Poi l'unità G. Praticamente da questa show riesce a entrare in possesso di questa unità G. Questo qua, se vedete, è il diadema di controllo che sta qua. E questa poi è da qui tutto va ad assorbire il corpo appunto di Show per farlo diventare appunto il Gyver 1. Le ultralame. Hanno il segno RL dentro. E poi l'altro volto. Guardate qua, cioè, ma io, ma che stiamo parlando? Bellissimo. E la mano, che ovviamente. Bello, bello, bello. Ovviamente per cambiare le mani come con, diciamo, ai cavalieri, no? E poi si inserisce la mano che si vuole mettere. E vediamo di darci due pose allora. Questa qua è una cosa basica, no? Colui che apre il Mega Smasher. Voglio, io non riesco a guardare, è bellissimo. Vabbè, quella è la figura proprio, cioè il design che mi piace molto, ma il colore, il colore, il colore. Io ribadisco, vedete gli occhi, vedete gli occhi.
Cioè, vi rendete conto? Cioè, da che sembrano spenti, poi si accendono. Cioè, raga, è fenomenale. Sto allattando proprio. Cioè, proprio bello, proprio bello. È proprio bello. Cioè, raga, che cazzo, cioè, vi rendete conto che non si vedono gli snodi? Non si vede niente. Che spettacolo, ma che spettacolo. Ma che spettacolo! Bellissimo! Raga, questa è la posa con la faccia di Shaw che si vede. Per togliere, vedete qui, si sgancia il volto e rimane lo spazio per poi mettere la faccia. Raga, io non so che cosa dire. Io sinceramente non so che punti deboli possa trovare a questa figura. L'unica cosa che potrebbe dare fastidio, ma non si vede nemmeno, è qui, vedete, c'è il buco per fargli inserire la basetta. Ma per il resto, veramente, io sono rimasto felicissimo. È qualcosa di spettacolare. Non vorrei darci altre pose, però purtroppo la gente affaticava, io non immaginavo. No, nel tempo le cambierò, forse farò qualche reel, non lo so, ma lo lascio così perché mi devo muovere, devo andare a lavorare purtroppo, ma è bellissimo. Raga, mi dimenticavo di dire, se da qualche parte trovate delle fotografie che la base espositiva è diversa, non è questa qua, praticamente, se si prendeva direttamente sul sito della Figma, si aveva la base con il logo del Guyver. Ovviamente, io qua non la potevo prendere. L'ho preso in fumetteria. Ringrazio il mio fumettaro, Nemesis Store, come sempre, per la pazienza e che mi ha fatto avere il prodotto. L'ho preordinato, mi pare, quasi un anno fa. Quindi, mo non vi so dire. Ho visto che si trovano ancora, il prezzo è un pochettino salito. Però, raga, è bello, è bello, è bello. Io dovevo averlo. E secondo me non stona nemmeno tanto con il Guyver Gigantic. Però, ma non tengo proprio il tempo di continuare. Devo muovermi e devo andare a lavorare. Spero che comunque il video vi sia piaciuto. E ci vediamo, ci sentiamo presto sul canale per altre recensioni o per parlare della nostra di qualche altra cosa che fa parte della nostra passione. Ah, ovviamente qua, se vedete, ci sta un pochettino di spazio, non ho premuto proprio a fondo perché non credo che questa sarà la posa definitiva. Per adesso lo voglio tenere un pochettino così. Raga, è bellissimo. Ciao a tutti.